Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati. Arsiero sul campo Molon, boscaiolo travolto da un albero, è grave, trasportato in eliambulanza a Trento, grave incidente sul lavoro in montagna, oggi sul confine tra Arsiero e Tonezza, località Fratte. Una squadra del soccorso alpino è stata chiamata alle 16 a supporto delle operazioni di recupero di un taglialegna in gravissime condizioni a causa dello schiacciamento in seguito alla caduta di un albero ad Alto Fusto. Altissimo scooter contro auto a Molino, ricoverato in terapia intensiva un ragazzo di 15 anni. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza, trasportato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il fatto che sia rimasto cosciente durante il trasporto lascia trasparire un minimo di ottimismo per i medici che lo hanno accolto. Decisive saranno le prossime ore. Monte di Malo, ciclista 22enne, prende una buca in mountain bike e soccorso alpino Alfaedo. Il ragazzo faceva parte di una compagnia di amici partita ieri mattina per una gita in bici quando alle 11:30 è stato vittima di una caduta riportando una ferita al volto. Sulle colline è stato chiamato il soccorso alpino che ha caricato il ferito su una jeep e poi affidarlo a un'ambulanza. Schio, marijuana in contrada, 3 kg di cannabis lasciata ad essiccare in un capanno isolato sul tretto. Le piantine in fase avanzata di essiccazione sono state rinvenute da una pattuglia dei carabinieri salita ieri in contrada Pozzani sul tretto di Schio per altri motivi. Attirati dall'inconfondibile odore delle foglie di cannabis, i militari si sono imbattuti nel deposito abbandonato dove si trovava la merce illecita del valore di alcune migliaia di euro. Zanè, giovane automobilista, viola coprifuoco e soglie alcoliche in un colpo solo, maxi multa. Oltre alla multa per non aver rispettato il rientro in sede entro le 22, un trentenne di Thiene si è visto ritirare la patente, affibbiarsi una denuncia per guida in stato di ebbrezza e anche sanzioni varie, tra cui 400 euro per il mancato rispetto delle norme di emergenza sanitaria. A fermarlo per un controllo gli agenti della polizia Nord-Est Vicentino. Marostica, dà in escandescenze al centro prenotazioni UL7, simile il panico, denunciato l'uomo, un operaio albanese di 40 anni, si trovava al centro prenotazioni del distretto sanitario quando ha perso la calma, ha allontanato fuori dalla sala d'aspetto diversi utenti in attesa del proprio turno, pretendendo l'immediato rilascio delle tessere sanitarie per i propri familiari. È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Zai ha minacciato via mail: se un asino vorrei spararti in bocca, scatta la denuncia. Una lettera contenente minacce di morte è stata inviata nei giorni scorsi via posta elettronica al presidente del Veneto Zaia. Sei solo e sempre un asino, vorrei spararti in bocca, firmato PS. Questo è il contenuto della missiva per la quale è partita una denuncia per minacce e diffamazione. Veneto Covid, pronti tendoni riscaldati, Zai è imbarazzante vedere le piazze piene. A fronte dei numeri giornalieri che più registrano stamattina 22 morti, 2.223 contagi, 113 ricoveri in reparti Covid, 10 pazienti in terapia intensiva, il Presidente ha lanciato l'ennesimo appello e annunciato l'allestimento dei tendoni nella protezione civile fuori dagli ospedali. Oggi teniamo ancora, ha detto Zai, fra 10 giorni, non so se potrò dirlo ancora, se certa gente continua a comportarsi così. Vicenza al via, il centro tamponi in fiera sarà il più grande del Veneto. Grazie a un lavoro di squadra fra ULSS, Ottoberica, Comune, è stato attivato oggi pomeriggio il centro tamponi in fiera. Potrà testare 250-300 persone al giorno con il tampone rapido e il successivo tampone molecolare se necessario. Consentirà di ridurre i tempi e alleggerire la pressione sul San Bortolo, servendo tutti i cittadini dell'ULSS 8. Valli del Pasubio, Staro, c'è il collaudo finale, conclusi i lavori a rete fognaria e acquedotto da 1,3 milioni. L'intervento in via di ultimazione è costato 1,3 milioni di euro finanziati dalla società di gestione della rete idrica Viacqua, estensione della rete fognaria, nuovi allacci a privati, sostituzione di vecchie condotte, separazione linee meteoriche tra i principali lavori conclusi, un'opera che vale anche come riqualificazione della frazione dove vivono 216 abitanti.
Montebello, autovelox di Velto rubato e con tanto d'avviso di minaccia, denuncia a vandali ignoti. Il sindaco Magnavosco, l'assessore Gentilin, a fronte del danneggiamento si sono rivolti ai carabinieri. Ad essere sparito il box che funge da vano d'appoggio per l'apparecchiatura di rilevazione della velocità. Era collocata in campagna, evidentemente non gradita a qualcuno che ha lasciato un messaggio appeso ad un palo contenente il disegno di chiodi da spargere sull'asfalto. Bassano, Pedemontana, imminente l'apertura del terzo tratto, fase di verifiche per la Breganze Bassano Ovest, ormai questione di pochi giorni, se non di ore, il via libera per aggiungere altri 18 chilometri lungo la fascia Pedemontana-Vicentina per arrivare a circa 30 da Santo Mio di Malo alle porte della città bassanese. Oggi il sopralluogo di verifica, poi mancherà all'appello solo qualche nulla osta burocratico da parte di Regione Veneto e Consorzio MIS. Pagina dell'Eco Nazionale, coronavirus, 25.271 nuovi positivi, 147.725 i tamponi, 356 i morti. Vaccino anti-Covid efficace al 90%, l'annuncio della Pfizer, sperimentazione ancora in corso, un vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e della BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione ancora in corso, ad annunciarlo il presidente dell'azienda Albert Hurla. Medici chiedono lockdown totale, riunione governo-regioni. Il presidente della Federazione Nazionale Ordini dei Medici, Filippo Anelli, spiega che i dati di questa settimana non ci fanno prevedere nulla di buono. Mediamente abbiamo registrato in quest'ultima settimana 1.000 ricoverati al giorno, 110 in terapia intensiva. Ed infine lo sport, in Milan capolista si salva in extremis, Roma e Napoli avanzano. Arriviamo alla nuova sosta per gli impegni delle nazionali con la Serie A che ha completato praticamente un quinto della stagione 2020-21. Dopo 7 giornate le prime 4 sono Milan, Sassuolo, Napoli e Roma. È tutto, grazie dell'attenzione.